È stata posta sotto sequestro ad Alghero dai militari della Guardia Costiera e dai funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli di Sassari un'imbarcazione lussuosa. In seguito alle indagini, durate alcuni mesi, effettuate dagli agenti della Polizia Giudiziaria, è stato riscontrato che il Panfilo a vela, dal valore di 1.500.000 euro, con bandiera extracomunitaria delle Isole Vergini Britanniche, ormeggiata presso la Riviera del Corallo, ha soggiornato nelle acque comunitarie oltre 18 mesi consentiti dalla legge. Inoltre, è stato riscontrato che l'ultima traversata effettuata in acque extraeuropee è avvenuta nel 2015, confermando così l'evasione di diritti doganali, con una multa al proprietario residente all'estero di circa 330.000 euro. La nave è stata posta sotto sequestro preventivo a disposizione dell'autorità giudiziaria.